donne iscritte all'università che frequentano un corso in materie scientifiche, mi riferisco alle scienze fisiche, matematiche e naturali, all'informatica e ai corsi tecnologici, a ingegneria, sono attualmente il 18%. Può sembrare un valore basso, ma in realtà è la cifra più alta dagli ultimi 10 anni. Troviamo una quota di donne prevalente nel gruppo geobiologico e delle biotecnologie, dove sono il 65%, ma anche nel chimico farmaceutico, dove sono comunque il 47%, e nel gruppo statistico, dove le donne sono il 41%. Nel gruppo sanitario e paramedico, che non fa parte del gruppo STEM, ma è sicuramente un gruppo di vocazione scientifica, le donne nel gruppo generale sanitario e paramedico sono il 73%, mentre nei corsi di laurea più prettamente orientati alla professione medica, cioè medicina e chirurgia e odontoiatria, sono comunque il 60,6%. A livello regionale si mostra una maggiore propensione delle ragazze residenti al sud ad iscriversi nei corsi cosiddetti STEM. Nel meridione infatti sono iscritte alle facoltà scientifiche oltre il 19% delle iscritte all'università. La regione dove si registra la percentuale più alta è l'Abruzzo, quasi il 21%. Quindi un risultato apparentemente sorprendente rispetto allo stereotipo per cui le donne non si iscrivono alle materie scientifiche, meno che mai quelle delle regioni meridionali. I dati ci dicono che probabilmente le cose stanno diversamente. Se guardiamo anche alla percentuale dei laureati in queste discipline, vediamo che le donne hanno fatto molti progressi dal 2005 ad oggi. Erano meno del 9% nel 2005 e sono oltre l'11,2% nel 2016. C'è da dire che scontiamo un ritardo nazionale rispetto a questo tipo di studi, perché anche il dato dei maschi, che è superiore a quello delle donne, ma non tantissimo, è comunque inferiore alla media europea. Tale per cui i maschi si collocano al 24° posto della graduatoria europea, mentre le donne sono al 19° posto, quindi molto più in linea nei comportamenti e nelle scelte di istruzione con le loro coetanee degli altri paesi europei. Se guardiamo poi alle performance delle donne, le cose un pochino cambiano, e questo può anche forse spiegare il motivo per cui, pur essendo in crescita, la partecipazione femminile nei corsi scientifici non è ancora così alta come servirebbe per riequilibrare il gender gap, perché a livello occupazionale le donne sono più o meno 7% in meno rispetto ai colleghi maschi, e così come nelle retribuzioni si registra un livello inferiore di circa il 24%. Thank you.